Di nuovo buongiorno a tutti. Il video aveva una parte centrale sull'Abruzzo perché proprio dopo pochi mesi dell'avvio del servizio di Nemica c'è stato purtroppo il terremoto in Abruzzo e siamo stati coinvolti anche con un presidio locale che poi è proseguito, quindi ha avuto, come vedete, un ruolo secondo noi e secondo anche insomma, le persone del posto importante nell'aiutare tutte quelle esigenze di ritorno alle abitazioni per cominciare e in generale di ritorno alla vita civile in una situazione molto peculiare. Come sapete il terremoto in Abruzzo, oltre al danno fisico e delle persone, ha anche proprio azzerato completamente l'amministrazione locale, quindi ha creato problemi del tutto inediti. Si è parlato questa mattina molto di ascolto, della necessità di passare dalle government alle democrazie, alla necessità di avere anche continuamente una partecipazione da parte dei cittadini. Linea Amica è un servizio che è nato, quindi ha raggiunto ormai quattro anni di esistenza e di esercizio, è nato proprio per questo, per mettere la pubblica amministrazione in ascolto dei cittadini. Naturalmente un ascolto non fine a se stesso, un ascolto finalizzato a ricevere dai cittadini proposte, suggerimenti e dare ovviamente informazioni laddove le informazioni non sono facilmente individuabili. Si è accennato anche questa mattina alla frammentazione nelle informazioni, nei siti web, nelle risorse che vengono messe a disposizione dei cittadini da parte dell'amministrazione italiana e in più dare qualche cosa in più, da una parte un servizio al cittadino ulteriore, cioè prendere in carico il suo caso, risolvere il suo caso specifico e personale. Quindi da questo punto di vista Dinamica è un contact center, un servizio di risposta, un servizio di ascolto di secondo livello, interviene laddove altre amministrazioni, magari a giudizio del cittadino non sempre sarà così, non hanno dato la risposta che lui si aspettava, non hanno fornito il servizio che lui come cliente, perché noi tendiamo anche a cercare di chiamare il cittadino cliente, in fondo il cittadino pagando le tasse riceve dei servizi della pubblica amministrazione, quindi è un cliente come tale, deve essere visto e sentito anche dalla pubblica amministrazione. Infine è un sistema anche di monitoraggio, perché quando si raggiungono numeri importanti, numeri significativi, naturalmente questi numeri possono essere messi in fila, possono essere analizzati, possono consentire di avere un cruscotto continuo che ci consente di individuare i punti critici, gli elementi su cui si appunta l'attenzione dei cittadini, naturalmente di quei cittadini che utilizzano questo tipo di mezzo. Adesso vado un po' direttamente sui numeri che abbiamo visto nella presentazione, in questo breve filmato che appunto puntava a riportare essenzialmente i numeri e in modo sintetico quello che è stato fatto. Tra l'altro filmato, visto che si parlava di spending review, anche questo fatto internamente, perché le persone che avete visto sono tutte i miei collaboratori e collaboratrici che sono prestati diciamo, a fare da attori volanti per questo breve filmato, come è successo in altri casi. Non vado certo in dettaglio su tutti questi numeri, volevo soltanto dire che Linea Amica è un sistema che, come dice, un centro di risposta che utilizza come ascolto, utilizza come canale di comunicazione in modo prevalente, non esclusivo naturalmente, il canale telefonico. Il canale telefonico è sicuramente non è web 2.0, non so se è web 0.2 o 0.1, però sicuramente è un canale che ha un vantaggio inevitabilmente importante, che è il sincronismo, la possibilità di avere una risposta immediata o perlomeno un riscontro immediato alla tua esigenza. Insieme a questo sono stati naturalmente implementati già dall'inizio dell'esperienza di Linea Amica altri canali di comunicazione, e a tutti gli effetti un contact center multicanale, utilizza anche Twitter, utilizza Facebook e tutto quanto, però non è questo il punto. Quello che mi è stato chiesto è di portare qui l'esperienza che è stata fatta su Linea Amica come ascolto e i dati di monitoraggio, i dati di ricerca, quindi di riscontro da parte dei cittadini che si possono raccogliere. Soltanto, non vado in dettaglio tutti questi aspetti che possono essere magari
interessanti in altri ambiti, tipo il tempo medio di risposta, il numero di chiamate ricevute al giorno, simili, quanto sull'altro aspetto, cioè il portale. Naturalmente quando abbiamo progettato e avviato il servizio di risposta, quando Formez, su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha realizzato, stiamo parlando di fine 2008, inizio 2009, l'abbiamo messo in esercizio in un tempo veramente record, circa 2 mesi, il servizio, abbiamo naturalmente associato a questo servizio un portale web, non si poteva fare diversamente, un portale web che all'inizio era strutturato unicamente come un sistema per inviare le stesse richieste che si potevano fare al telefono attraverso una forma con alcune altre informazioni. Un paio di anni fa, ormai 2 anni fa, è stato completamente ristrutturato sull'esempio del noto sito del governo americano answers.com, cioè puntando a portare quello che era il bagaglio delle risposte che abbiamo dato ai cittadini negli anni precedenti, più tutte quelle che si possono naturalmente elaborare sulla base dell'esigenza di articolazione della pubblica amministrazione, al fine di prevenire, quindi di dare un servizio che prevenga l'ascolto. Non è necessario per forza contattare la pubblica amministrazione, si può anche trovare già risposta. È il meccanismo delle FAQ, insomma, che tutti quanti conosciamo, delle Frequently Asked Questions, e che sono diventate da subito un elemento di forza di questo nuovo portale, che ha raggiunto, come vedete, oltre 5 milioni di accessi all'anno, 12.000-15.000 visitatori al giorno, visitatori unici, quindi numeri molto importanti, potrebbero essere naturalmente anche più elevati, che nascono praticamente a più del 50% sull'accesso alla parte di domande e risposte già pronte, che naturalmente sono ampiamente indirizzate da Google, e quindi il traffico è in gran parte organico, come si dice in gergo di Google proprio. Vado indietro quindi su alcuni altri punti, quindi sono già saltato avanti su queste cose, questi sono il dettaglio su come è organizzato il Amica, come fa a funzionare questo sistema. Naturalmente il sistema funziona perché c'è una rete di contact center e di enti che danno servizio al cittadino che sono collegati con noi. Il classico caso di una persona che chiama perché ha un problema di tipo fiscale o previdenziale, la sua pensione è rimasta ancora quella provvisoria, non è mai passata la pressione definitiva, nonostante siano passati anni, eccetera, naturalmente non lo possiamo risolvere noi, lo risolviamo di concerto con gli altri enti del network e in particolare con, in questo caso, con gli enti previdenziali. Sono più di 1.000 gli enti collegati, la pubblica amministrazione italiana, inutile che ve lo dico, in questa platea è particolarmente frammentata anche per l'organizzazione, per l'estensione del paese. Quindi non c'è soltanto l'inamica, naturalmente può dare risposta, c'è questo network che complessivamente in questo modo è stato anche messo in rete, questo è un altro vantaggio del progetto. E naturalmente servono persone che siano in grado di fare qualche cosa che nell'ambito del contact center, nell'ambito dei centri di risposta è abbastanza peculiare. Come funziona un centro di risposta? Quando chiamate un centro di risposta, la persona che vi risponde non è un esperto o tuttologo, naturalmente, è una persona che va a cercare su una knowledge base di domande e risposte preconfezionate, conosciute agli operatori di quel centro di risposta, va a cercare la risposta specifica a quella domanda. Se non la trova, passerà la cosa a un cosiddetto back office, quindi una struttura che farà un approfondimento. Nel nostro caso, naturalmente, la cosa è strutturata con persone che già avevano un'esperienza e una conoscenza abbastanza approfondita delle strutture, dei processi della pubblica amministrazione, più un back office che è staffato a un numero di persone che è abbastanza vicino a quello del front office, quindi una struttura di back office chiaramente molto, molto potente, più una knowledge base che è cresciuta negli anni, e da questa knowledge base, come dicevo, è nata poi la possibilità di generalizzare le domande più frequenti e renderle a questo punto a disposizione dei cittadini stessi attraverso il portale, e quindi la possibilità di prevenire le,
le richieste. Idealmente potremmo dire che mano a mano che la parte di risposte preventive è più esauriente, più potente, meno si rende necessario naturalmente un tipo di risposta, un tipo di servizio di questo tipo. La cortesia, anche la parola amica che a suo tempo venne individuata. Faccio soltanto un esempio che è di questi giorni. Il cittadino italiano forse ha, ne parlavo proprio ieri sera, il cittadino italiano forse ha si dice che la fiducia nella pubblica amministrazione è a livelli molto bassi, non voglio citare percentuali che magari possono essere anche legate a indagini, sondaggi che non so quanto validi. Comunque la percezione della pubblica amministrazione che non comunica, non risponde e così via. E già soltanto rispondere, dare la possibilità effettivamente di trovare qualcuno che risponde, rispondere in modo gentile, mettersi dalla parte della persona che ci sta chiamando, è già un valore. Un esempio ve lo faccio di una cosa che è successa in queste ultime settimane. Tra gli altri servizi collegati all'insieme di queste iniziative di ascolto del cittadino, c'è anche un'iniziativa nata un paio di anni fa che si chiama Burocrazia Diamoci un Taglio, quindi si sollecitavano i cittadini a proporre migliorie, proporre interventi che potevano essere utili a semplificare o a migliorare i processi della pubblica amministrazione, quindi si voleva ricavare dai cittadini la loro esperienza e farne un beneficio. Tra l'altro almeno in un caso questo è diventato legge, la cosa è abbastanza, forse ve lo ricordate, se ne parlò sui giornali, di un cittadino che contattò Rinamica e poi quest'altra struttura per proporre una cosa semplicissima, cioè legare la scadenza dei documenti pubblici, carte d'identità, patenti, eccetera, la data di nascita di ogni singola persona, in modo tale che fosse più facile ricordare la scadenza e non fare come capita a qualcuno, per esempio a mia moglie, di non ricordarsi che la patente era scaduta e continuare magari per mesi ad andare avanti con la patente scaduta, con rischi vari. Quindi questo era uno degli suggerimenti. Ne parlavo perché facendo dei controlli un paio di mesi fa ci siamo accorti che circa 300 persone ci avevano contattato, però per un errore informatico, perché sapete gli informatici sono sempre degli ottimi produttori di errori, chiedo scusa insomma se ci sono qui altri informatici oltre a me naturalmente, perché io nasco così come ingegnere informatico e quindi mi metto nella categoria, sta di fatto che non era stato dato alcun seguito alle loro richieste, alle loro proposte anzi ancora meglio. E cosa abbiamo fatto? Beh, siamo organizzati per richiamarli, erano passati in certi casi anche dei mesi, io ho individuato tra contact center le persone che erano più abili insomma a cercare di gestire una situazione che pensavo fosse diplomaticamente complessa, con persone che si adiravano insomma di questo lungo ritardo. Invece il risultato è stato opposto, erano tutti contentissimi, tranne un paio, uno forse mi hanno detto che ha fatto un po' di polemiche, erano stupiti, tanto per cominciare che qualcuno li chiamasse, anche se dopo era passato molto tempo, erano stupiti, contenti di poter riproporre la loro idea, che magari in certi casi era anche un po' scaduta, perché era diventata, magari era stata anche già acquisita come idea, non so, qualcuno diceva di unire tutti quanti i documenti identificativi, carte d'identità, tesserino sanitario, eccetera, in un unico documento. Non dico che è stato fatto, perlomeno è pianificato. E quindi ascoltare, contattare il cittadino è già di per sé un valore. Faccio un altro esempio, non vorrei adesso dilungarmi troppo. Veramente è capitato, me lo diceva un'altra operatrice, proprio persone che dicevano, lo so, lei non può aiutarmi, però già parlare con lei è stato per me un valore. Persone naturalmente di ogni tipo, di ogni estrazione. Andiamo sui numeri, proprio su quello che abbiamo ricavato da questi dati. Come dicevo, eravamo quasi 1 milione di contatti quando c'è stato il raggiungimento dei 4 anni del nostro servizio, quindi al 29 gennaio, adesso saranno naturalmente di più, perché naturalmente i contatti continuano, e quindi alcuni dati si possono ricavare e possono anche essere significativi.
leggiamo insieme, c'è una prevalenza di uomini, prevalenza di donne, un po' di meno di uomini, l'età compresa chiaramente è un po' inversa a quella o allineata se preferite al digital divide, naturalmente chi ha più familiarità con la rete trova più facilmente le informazioni. Dico anche un'altra cosa, la gran parte delle informazioni ci chiedono, anzi c'è anche scritto, forse era sull'altra slide prima, l'80% delle chiamate in realtà si risolvono direttamente al primo contatto. Cioè, proprio quello che serve alla maggior parte della gente che ci chiama è l'informazione. Informazione che, secondo aspetto, nella gran parte dei casi è già presente in rete. Cioè, gli operatori non è che devono andare a cercare su una knowledge base che è soltanto nostra, che è segreta e non nessuno altro ha. Lo cercano di solito nei siti istituzionali. Non devono fare niente di più che saper cercare dove. Domande fiscali, c'è l'Agenzia delle Entrate, ha un sito dove c'è tutto, l'INPS anche, c'è INPS per il cittadino, dove c'è assolutamente tutto. Naturalmente bisogna sapere individuare all'interno di quel tutto, sapere come navigare, individuare le cose, eccetera. Quindi questo è sicuramente un aspetto importante della comunicazione, cioè come rendere le informazioni che già ci sono più facilmente fruibili, anche in quell'ottica che diceva prima la professoressa Roncarolo, della progressiva diffusione di strumenti che sono tutti gli effetti dei terminali internet sempre più potenti, penso per esempio a questi iPad intermedi che ormai possono fare veramente da computer di accesso, ma anche i telefonini, gli smartphone più ampi, che probabilmente sono utilizzati soltanto una quota a parte della loro possibilità di navigazione, e con applicazioni specializzate potrebbero consentire di avere tutte le informazioni, superando secondo me anche il digital divide in buona parte, perché poi ormai quest'anno siamo passati, alcune aziende stanno già proponendo il 4G, quindi la potenza, la distribuzione, credo che anche le concessioni che hanno, se non ho letto male, impongono di coprire anche quelle aree dove andare con la famosa fibra ottica, con la banda larga, sia più complicato. 4G fornisce 100 megabit in download e 25 megabit in upload, io penso che in buona parte dei casi il digital divide sarebbe ampiamente, almeno dal punto di vista tecnico di infrastruttura, sarebbe superato. Non sono così pochi laureati che ci chiamano, come vedete, magari sono avanti in età, risiedono in maggior parte nei centri minori e meno nei capoluoghi di provincia e in altre. Un'analisi più approfondita abbiamo fatto, la facciamo periodicamente, si chiama Monitor, poi la metterò a disposizione, si trova comunque sul sito del Formez alla voce che parla dell'evento dei 4 anni di Linea Amica, c'è anche il link al PDF con questo monitor che è una sintesi di tipo statistico-analitico dei dati raccolti durante i contatti. In più ci sono dei dossier molto più approfonditi raccolti distribuibili e consultabili mese per mese. Quest'anno per esempio abbiamo visto un aumento di accessi di contatti che riguardavano il tema della casa nel senso più ampio del termine, sia su come, naturalmente legato in qualche modo anche agli aspetti di tassazione sulla casa, ma anche legato all'efficienza energetica, ai bonus fiscali, alle possibilità che ci sono di sgravi fiscali per l'efficienza energetica, per interventi che magari possono essere anche, non soltanto mettere una centrale fotovoltaica in casa, ma anche semplicemente cambiare gli infissi, come sapete, quindi un grande interesse da questo punto di vista. Il lavoro naturalmente è in progressiva crescita, questo è naturalmente uno dei temi più difficili che possono capitare in un contatto telefonico, perché naturalmente è ben difficile poter dare una risposta a chi ci dice banalmente non riesco a trovare lavoro, ho un certo numero di anni, non ho qualificazioni, eccetera. Naturalmente anche qui il discorso sarebbe ampio, non lo affronto neanche. Un po' meno, abbiamo visto una leggera decrescita di quello che era il tema inizialmente più battuto di tutti, che era la previdenza. Possono esserci vari motivi per questo, io mi piace pensare che sia la progressiva riorganizzazione, sempre potenziamento sempre maggiore della
del sistema di contatto dell'INPS. INPS, ormai INPS, INAIL e INPDAP si stanno progressivamente, INPS e INAIL si sono già uniti come centro di risposta e portale e INPDAP si sta aggiungendo, INPDAP come e altri associati a INPDAP. Ed è sempre più efficiente, è sempre più facile trovare qualcuno che ti spiega le cose, il portale è sempre più ricco, praticamente insomma, si può fare tutto, veramente tutto quello che serve in ambito previdenziale e dintorni da questo portale, quindi spero che questo abbia scaricato abbastanza gli uffici da prendere in carico quei casi particolari di non gestione che ci capitavano. Lo dico, anche questo magari qui non l'abbiamo scritto, ma con maggiore prevalenza nel sud Italia, e così insomma c'è comunque, continuiamo a verificare questa differenza insomma, di efficienza della pubblica amministrazione nelle varie zone. Qui si dice il tema trasversale del denaro, beh certo, e l'aspetto che abbiamo colto di uno Stato non soltanto una controparte, insomma non soltanto lo Stato, cioè non chiamo soltanto perché mi aspetto, cerco di capire come posso fare a ritardare il pagamento di una tassa o contestare il fatto che non mi viene dato un rimborso fiscale o cercare di vedere quali sono le possibilità ma anche come aiuto la parte dell'assistenza sociale, soprattutto da parte dei comuni, vari casi, è chiaro che in un contesto poi capiteranno molti casi difficili, molte situazioni di questo genere qua. L'altro aspetto, la criticità molto spesso sono i tempi, molto spesso sono le aspettative, ancora una volta viviamo in un'epoca di tempi televisivi, di cambiamenti rapidi, un'amministrazione invece cambia con grande lentezza, ne parlava il Mochi Sismondi che ha fatto un excursus negli ultimi più di 20 anni con alcune cose che continuano a riproporsi ciclicamente senza che poi facciano grandi passi avanti, invece l'aspettativa delle persone è di avere subito una risposta, addirittura un classico che ci chiamano dicendo non mi hanno ancora dato risposta, non sono neanche finiti quei magari 60 giorni che aveva l'amministrazione per rispondere, diciamo, almeno aspetti che siano in difetto, insomma non possiamo già sollecitare, oltretutto non siamo un servizio che cerca di far passare avanti la fila quelli che chiamano noi, insomma cerchiamo di individuare, di intervenire laddove ci sia una carenza da parte della pubblica amministrazione effettivamente tale. E, non so per quanto ho parlato, potrei naturalmente andare avanti molto parlando del network, della sua diffusione nell'ambito, sto andando avanti, di quali sono le strutture coinvolte. Sul portale vi invito naturalmente a utilizzarlo, perché il portale degli italiani, che si chiama portale degli italiani lineamica.gov.it, è sempre più ampio e ricco di informazioni, non soltanto un'altra, appunto, visto che penso di avere ancora qualche minuto o due, non soltanto su, come dicevo, sulle domande e risposte, ma anche su un altro catalogo che secondo noi è importantissimo, ce ne accorgiamo dal numero di accessi, che sono i servizi informatizzati della pubblica amministrazione, cioè che cosa sta già dando a disposizione dei cittadini alla pubblica amministrazione. Qui c'è un altro punto di carenza, cito, ma proprio volando, un sondaggio che abbiamo fatto per un'altra iniziativa, noi stiamo accompagnando la pubblica amministrazione digitale con la promozione del nuovo codice amministrazione digitale, dell'agenda digitale, eccetera, con altre iniziative parallele. Tra queste abbiamo fatto un sondaggio, che adesso è all'attenzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, lo pubblicheremo penso nei prossimi giorni, settimane, spero, su come i cittadini usano, conoscono e usano i molti strumenti che la pubblica amministrazione mette a disposizione per non andare nell'ufficio banalmente, per ottenere i servizi che si possono ottenere, che tradizionalmente si fanno andando nell'ufficio in rete, pagamento del bollo, certificati di ogni tipo, in moltissime aree, anche in grandi città come Roma si possono fare senza andare fisicamente nell'ufficio. La conoscenza nel momento di questi servizi è molto bassa, parte il fatto che non tutti usano la rete, ma anche quelli che usano la rete non conoscono o non utilizzano, addirittura preferiscono andare di persona, magari perché c'è l'aspetto della piccola città, della facilità di contatto
di un'Italia che non è soltanto delle grandi città, ma anche delle piccole realtà. Questo lo dico perché nel portale abbiamo cercato, stiamo continuamente censendo e elencando tutti i servizi di tipo informatizzato, di tipo internet, che si possono avere dalle pubbliche amministrazioni. Chiudo soltanto con dicendo cosa vogliamo fare adesso. Cioè, visto che si parlava di PA2.0, naturalmente sperimentiamo e vogliamo utilizzare sempre di più anche questi strumenti, in particolare strumenti che possono consentire il facile accesso da parte di, per esempio, chi ha un smartphone. C'è un'app che consente di fare le stesse cose che fanno sul sito, che probabilmente non abbiamo ancora abbastanza ben sponsorizzato, dobbiamo anche cercare di renderla più potente. Queste sono tutte cose che possono aiutare. Però vi dico, il nostro obiettivo principale è uno e uno solo, essere sempre di più efficaci nell'ascoltare e dare al cittadino la risposta che si aspetta nei tempi che si aspetta. Quindi noi continuiamo a investire e a puntare soprattutto su questo, sulla capacità di ascolto, sull'efficacia, sulla anche bravura e preparazione degli operatori che devono fare questo compito molto difficile di passare. Poi prima ho cambiato discorso in uno degli incisi che ho fatto. Come dicevo, noi abbiamo necessità di avere persone che non possono soltanto rispondere su una knowledge base, ma devono riuscire ad ascoltare attentamente, capire che cosa la persona vuole e individuare nel mare magnum delle cose che possono essere di competenza della pubblica amministrazione la informazione giusta, un compito sicuramente non facile. Quindi il nostro obiettivo è sempre di più quello della qualità della risposta, assolutamente. Chiudo qua e naturalmente resterò qui per qualsiasi altra domanda su linea amica su questo servizio. Grazie a tutti.